Ho visto una buona mentalità dal punto di vista del voler giocare intanto, ancora con degli errori, dettagli a mio avviso, da un po' di imprecisione dettata forse da paura di farlo, però noi dobbiamo fare questo, a Bari non possiamo pensare di aspettare le squadre per poi dover ripartire, dobbiamo rischiare qualcosa, come abbiamo fatto oggi, cercando anche un palleggio reiterato, ma se le squadre si abbassano e si difendono in 30 metri come ha fatto oggi il Carpi non puoi fare altro. Lo so, diventa a volte, la gente vorrebbe subito uno, due, tre dentro, uno, ma non è facile. Anche perché queste squadre poi hanno nelle ripartenze la loro arma migliore, quindi devi essere bravo a giocare e soprattutto a non farli ripartire. Diventa un lavoro massacrante, te lo posso garantire. Però a me, già che la squadra comunque vuole giocare, anzi a volte è anche esagerato, a un certo punto ho detto basta, ora andiamo un po' a lavorare sulla seconda palla, invece continuavano a voler giocare. Però dobbiamo fare questo, se vogliamo sfruttare sto stadio, la gente che ci dà una mano, dobbiamo provare a farlo, altrimenti non so quante squadre verranno qui a Bari a fare la partita, capito? Il discorso è questo. Che è successo alla fine del primo tempo, mister? Frate Luca? Ma guarda, onestamente non ho capito niente, che ne so. Lì è stato provato qualche ceffone? No, non No, credo, no, 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 non credo, no, 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 non credo, non credo. no, che l'ha detto De Luca, così avevo sentito. Ma onestamente non lo so, io non me ne sono accorto, sono andato dentro, non saprei che dirvi. Sono visti i risultati anche del lavoro un po' sull'inserimento, il fatto che Sì, in realtà per settimana. beh, i centrocampisti devono infilarsi dentro perché sanno bene che se giochiamo con un centrocampo a tre diventano un'arma micidiale e quindi sono contento per tanti motivi, a parte il gol che ci ha consentito di stare un po' più tranquilli, mi riferisco a Fedele chiaramente. Poi sono contento perché l'ha fatto il giocatore che questa settimana l'ha vissuta in maniera un po' turbolenta, ma i tifosi sono stati straordinari perché come è entrato gli hanno fatto un grande applauso e questo è indice di grande maturità e di una piazza abituata sicuramente a altri palcoscenici, per cui non c'è stato un fischio, tutti ad applaudire, questo mi ha fatto molto piacere. Noi potremo fare qualcosa di buono, speriamo, se ci riusciremo solo se rimarremo compatti, perché se il pubblico per noi diventa una risorsa, andiamo a fare la guerra col mondo. Ci deve dare una mano, perché questi ragazzi sono giovani e ripeto, giocare qui su questo stadio non è facile, perché lo dicevo in sede di presentazione, il pallone a volte pesa perché c'è pressione, però oggi la gente è stata straordinaria, noi l'abbiamo. Giovani per abbassarsi l'età. Lei Prego? Non ho capito, scusa. dice che sono giovane per abbassarsi l'età. Io? No, E no. dice che sono giovani i suoi, I miei, così se me, la abbassa pure lei. no, no, io ho i miei, non li tengo, non c'è problema. No, io dico, ecco, compattare l'ambiente è una cosa fondamentale. Chi ha